Amici di Viva la Moto, che cosa ci faccio nel centro di Roma? Perché oggi non vi parlo di una prova di una motocicletta, bensì di una prova di un servizio sempre basato sull'efficienza delle due ruote. Vi parlo di Ecoltra, ovvero il primo scooter sharing 100% elettrico disponibile nella capitale. Andiamolo a scoprire insieme. Innanzitutto voglio dirvi che è un servizio keyless, quindi non esiste chiave fisica per accendere e utilizzare lo scooter. La nostra unica chiave è lo smartphone con installata l'app di Ecoltra. Chiediamo al sistema di identificarci gli scooter presenti nella nostra zona e decidiamo di selezionare questo scooter. Ci dice tra l'altro che la percorrenza residua è di circa 30 km, 29,7, dove si trova lo scooter. A questo punto non rimane altro che prenotarlo. Scooter prenotato, abbiamo 15 minuti gratis per raggiungerlo. Eccolo qui il nostro scooter, corrisponde alla targa che ci identifica lo smartphone. A questo punto noi dobbiamo iniziare il noleggio, premiamo inizia. Vediamo che cosa troviamo qui all'interno. Troviamo un casco jet, i documenti del motorino, le cuffie che ci servono per utilizzare il nostro casco jet, e poi abbiamo delle salviette rinfrescanti, eccole qui, per pulirsi le mani alla bisogna. Dopodiché abbiamo una chiave con molla, l'unica chiave fisica di questo scooter, che ci consente di aprire il bauletto posteriore, dove troviamo un secondo casco jet. Qua c'è il pulsante start stop, lo premiamo. Ecco il carosello di numeri sul display e iniziamo la nostra marcia. Tutti i varchi ZTL con il nostro scooter 100% elettrico Ecoltra sono transitabili. Vediamo la velocità massima, che si assesta intorno ai 47 km all'ora, 48, tutto sommato assolutamente conforme a quello che serve per un utilizzo smart delle due ruote in città. La maneggevolezza è davvero elevata, un mezzo divertentissimo, facile, alla portata di tutti. Per gli amici di Viva la Moto, guardate qua sopra in sovrimpressione sul video, perché c'è un codice promozionale da inserire al momento dell'iscrizione che vi regala 30 minuti gratuiti di noleggio. Adesso darei la parola a Maurizio, Enrico e Mirko, che ci raccontano proprio l'esperienza Ecoltra qui a Roma. Ecoltra è il primo scooter sharing elettrico a flusso libero in Europa. 1000 scooter su strada, diviso tra le città di Barcellona, Roma, Madrid e Lisbona. Con un'unica app potrai noleggiare in tutte queste città uno scooter elettrico. A Roma oggi abbiamo 240 scooter in flotta. Non avete bisogno di ricaricare a nessuna colonnina il mezzo, perché ci pensiamo noi con un sistema di cambio batteria 24 ore su 24, quindi non ci sono scuse per non utilizzare un mezzo totalmente elettrico oggi a Roma. I nostri scooter sono a zero emissioni, ci siamo prefissati un obiettivo molto importante per il primo anno di attività, che è quello di raggiungere un risparmio di CO2 pari a 100 tonnellate. Di questo la città di Roma sicuramente ne beneficerà. E poi l'utilizzo dello scooter senza avere barriere ZTL mi sembra una cosa da poco. Io sono arrivato nel mio luogo di destinazione, parcheggio il mezzo e vediamo le operazioni che dobbiamo svolgere per terminare il noleggio. Mettiamo lo scooter comodamente sul cavalletto, recuperiamo la nostra app, selezioniamo termina, fa un check. Cavalletto abbassato, compartimento del casco è chiuso, il casco è all'interno del compartimento, hai premuto start e stop, si è spento anche il motorino, lo scooter è all'interno della zona di parcheggio prevista, sì, perché dobbiamo selezionare una zona di parcheggio e verificarla sulla mappa che sia idonea a parcheggiare lo scooter Ecoltra. Continuiamo, in uscita, ok. E ho terminato. Ragazzi, la mobilità sostenibile a Roma da oggi ha un nuovo alleato, Ecoltra. Un saluto da Duccio, alla prossima, ciao!